accordo importante perché mette insieme quelle che sono le realtà del CISAM per riuscire a far partire questo tipo di intervento di ristrutturazione del patrimonio immobiliare italiano che ha sicuramente bisogno di una svecchiata nel suo complesso, ma dall'altro canto su cui lo Stato sta investendo tantissimo per questa ripresa. Mettere insieme tre parti che sono un'unione di costruttori e di tecnici che faranno i lavori, un intermediario fiscale come Capacchi che provvederà a spostare l'eventuale credito generato dai singoli verso le imprese che hanno fatto i lavori piuttosto che non verso eventualmente una compagnia assicuratrice come ITAS che sarà in grado poi di rifondere immediatamente delle spese effettuate da singole persone. Per cui questi tre sono i soggetti che servono per chiudere complessivamente il cerchio. A questo punto restano solo i trentini che devono partire a rimettere a posto il loro patrimonio immobiliare. L'importanza è proprio questa ed è, non è comune mettere allo stesso tavolo tre soggetti di questo tipo a livello nazionale, la prima esperienza. Grazie.